Thank you.
Allora, ok, ho finito di portare su adesso tutta quanta la legna che era di sotto e l'ho divisa tutta quanta dal ferro e dalla plastica, quindi qui c'è solamente la legna pulita. Adesso devo spostare tutti questi rami e portarli anche questi di sopra e dividere i rami da una parte e i tronchi, quelli più grandi, li metto dove ho messo il resto della legna. Prima di fare tutte le operazioni che ho detto, voglio caricare sul camioncino questo vecchio torchio perché lo voglio portare a casa per provare a restaurarlo, perché come struttura di ferro non è messo male, solamente arrugginito, ma con una riverniciata viene come nuovo. E poi dopo quest'inverno mi voglio divertire a cambiare tutte quante le doghe di legno. Sono una parte dei spessori che vanno montati sul torchio. Questi li voglio recuperare tutti perché sono importanti per il restauro. Sicuramente qualcuno, anzi, sicuramente molti ne mancano, ma poi dopo li ricostruisco.
Allora, ok, il lavoro l'ho finito. Per quanto riguarda qui, tutta quanta la legna l'ho spostata e l'ho portata via. E poi ho diviso la plastica dal ferraccio che c'era mischiato in mezzo. Qui, dove c'erano quelle due piante che erano cadute con il vento, le ho finite di tagliare ed ho diviso i rami più fini che li ho messi lì. E poi i tronchi li ho messi dove erano quegli altri pezzi di legno che ho portato su in precedenza. Invece di qua, su quest'altra parte di terreno, c'erano tutte frasche secche e piccoli arbusti che li ho tolti tutti quanti con l'escavatore e poi dopo li ho trinciati. E infine con il trattore ho dato una trinciata generale a tutto questo pezzo di terra per ridargli una pulita. Adesso torno a casa perché devo guardare anche la leva qui del caricatore perché si è allentata e gira da tutti i versi, quindi non ci si può lavorare. Dovrebbe essere il controdado e penso che la filettatura non dovrebbe essere spanata, ma solo che con le mani non si riesce a girare. Quindi lo porto a casa e poi lo sistemo.